Buonasera, ben ritrovati dal TG Bertra. Stasera una serata terribile, un dramma incredibile ha colpito la provincia di Torino. Tre giovani ragazzi in uno studio di registrazione sono stati trovati morti dopo che uno ha deciso di fare sesso con un tostapane. Ciao ragazzi, oggi siamo qui con l'ultimo giorno della settimana degli amichetti felici che giocano ai giochi da tavolo e sicuramente dopo non faranno sesso. Il gioco di oggi è Cocoridò 2. Il primo abbiamo deciso di non farlo perché noi siamo per le seconde scelte. Io sono una seconda scelta. No, tu penso che sia proprio neanche l'ultima. Ringrazio prima di tutto Pepegas per lo studio che, cazzo ragazzi, abbiamo... L'ho già fatta questa battuta, l'ho fatta sempre io. Una, due, tre, quattro camere, non me ne frega un cazzo, lo rifaccio anche stavolta. Guarda, 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 guarda. È un giamaicano che vende cocco in spiaggia. Perché? Guarda, vedi, è uguale. Mi raccomando, se non avete visto gli altri video della settimana, andate a vederli dopo questo. E vi ricordo anche un'altra cosa, che se non vi iscrivete, il vostro cazzo diventerà delle dimensioni di quello di Leo. È scomodissimo, non fatelo, cioè... Ultimo giorno della settimana, ultima sfida. Chi vincerà il privilegio di comandare gli altri per un giorno? Quindi, siamo pronti, siamo carichi, siamo caldi. Cos'è Cocoridò, per chi non lo sapesse? Penso tre persone. Cocoridò è un gioco di carte, dove ci sono delle carte domanda, che a turno leggerà un master, mentre gli altri avranno delle carte risposta che si incastrano, tipo ad esempio ti stavo per chiedere puntini, ma vedo che mi hai preceduto. Ti stavo per chiedere la mia donna, ma vedo che mi hai preceduto. Questa è la trama di un qualunque porno. Inizio partita, si danno 11 carte bianche a testa, 11 carte risposta, che verranno utilizzate appunto a turno. Letta la carta domanda dal master, si metteranno a faccia in giù le carte risposta, che il master leggerà poi e sceglierà quella che più gli piace, gli fa il ridere. Quindi in realtà questo è un gioco psicologico, perché bisogna sapere cosa fa ridere alla persona bisogna che sta leggendo. Bisogna causare l'ilarità nel master. Quindi è tempo di partire senza ulteriori canguri. In più vi dico una cosa extra, perché è uscita l'espansione di Cocoridò in collaborazione con gli iNoob proprio oggi, tipo l'ho vista, sì, oggi. Sì, quando registriamo, quando non oggi registriamo, che esce il video. Non oggi. Oggi per noi, non oggi per voi. E potete trovarla, è l'invasione del web. Quindi vi prego ragazzi, quindi ora Bertra sarà il primo master, metterà giù una carta nera. In realtà le regole di Cards Against Humanity, che è il gioco su cui è basato Cocoridò, le regole impongono che inizi l'ultima persona che è andata al cesso. Dammi. 2, 3, 3, 3. Prima carta, domanda. Si parte con le cose spicy, con le cose spazio, trattino. È così che ho preso l'AIDS. Puttana troia. Io la mia ce l'ho, è proprio... Io la mia ce l'ho e dipende da quanto vogliamo essere razzisti oggi. Posso? No, non in quel senso, non è così terribile. Posso? Vai. Unni! Azionista del vaccino. Del vaccino. Leggicele tutte. Allora, due. È abbastanza evidente qual è quella di Bertra. Un cunnilingus. È così che ho preso l'AIDS. Può essere successo. Possibile. Niente di sconvolgente. Abbastanza sì, scientifica come risposta. Così. Le quattro giornate di Napoli. È così che ho preso l'AIDS. Mi dispiace, Leo, ma troppo scientifica. Troppo scientifica. Questa metto fa ridere. Ho delle... Metto il lago dei cigni. Sì. Sì? Signori, il primo punto per me è... Dimmi. A quanto vinciamo? 5.000. 323. E si va in senso orario, quindi tocca a me. Così è anti-orario. Senso anti-orario. Tocca a me. Puntini, puntini, puntini. È importante la prima settimana di lavoro. Mischiate, io non guardo, io chiudo gli occhietti. È tempo di aprire le carte. L'uniforme del Ku Klux Klan... È importante la prima settimana di lavoro. E vabbè, questa mi sa che va già così, raga. Oppure essere un camorrista è importante la prima settimana di lavoro. Allora, sono entrambe di ottima fattura e ottima qualità, però l'uniforme grazie, del Ku Klux Klan yes. È assoluto god tier. Yes. Tocca a te, Leo. Tocca la mia volta, tocca. Oh, qui si usano due frasi. Se la mia vita fosse da rifare, cambierei volentieri. Parola con... Parola. Suonino le trombe, trombino le suone. Abibo, a chi tocca non lo so. Abibo. Avete fatto? No. No. Ma ho fatto la minestroca apposta. Hai messo quella, la prima sotto? Apri gli occhi. Se la mia vita fosse da rifare, cambierei volentieri una pizza all'ananas con due ore di sesso non stop. Non è molto da cambiare nella vita. Se la mia vita fosse da rifare, cambierei volentieri entrare in comunione con la natura
con cliccare su donna matura del tuo quartiere e vuole chattare con te. Bro, ma sono bruttissime entrambe. Ma erano carte di merda, sì, lo so. Ma non è vero. Ma sono orribili. Erano tristi. Dai, vota la meno triste, Leo. Vota la meno triste. Ti prendo quella di due ore di sesso non stop, to. Va bene, però. Commenta Giulio se hai riso. Il medico legale ha scritto puntini puntini come causa del decesso sull'autopsia. Poco ci credo. È gratuita, regalata. Vomito questa. Il medico legale ha scritto inghiottire un lego come causa del decesso sull'autopsia. Poco ci credo. E avete avuto il coraggio di dire qualcosa alla mia, veramente. Il medico legale ha scritto una golden shower come causa del decesso sull'autopsia. Poco ci credo. Ok, ho fatto bene a bruciare il lego qui. Bene, ho grazie. Fatto bene a bruciare molto il lego qui. Molto gentile per questo. Tocca a me. Ho passato tutta la giornata a puntini puntini. Permetti che mi riposo un po'. La mia non fa ridere, ma fa riflettere. Ho passato tutta la giornata a godersi la vita. Permetti... Cos'è sta merda? Perché qualcuno deve anche rifletterci. Non puoi passare tutta la giornata a fare cose brutte. Devi anche goderti la vita ogni tanto. Leo, cos'è sta merda? Goditi la vita ogni tanto. Ma fanculo. Sì. Ho passato tutta la giornata a separare un bambino da sua madre. Permetti che mi riposo un po'. È combattuta, dai. Alla fine darò il punto alla cosa più importante per noi, a quello che ci fa meglio a livello morale, a livello etico. Maltrattare i bambini. Mi raccomando, No. Per far passare il singhiozzo prova puntini puntini. Funziona. Chiudi gli occhietti. Ha detto di chiudere gli occhi, ma ti fisso intensamente. La telecamera non sta guardando. Grazie, Totta. Per far passare il singhiozzo prova mio figlio gay. Funziona. Per far passare il singhiozzo prova una cintura piena di esplosivi. Funziona. Degna anche questa, ma il figlio gay vince. Non so di chi sia. Figlio, però... figlio gay assoluto, figlio gay assoluto god wow. tier. Riccardo, accolgo te, Marika, come mia sposa. Ma davvero? Sei Riccardo? Sì. Io, Riccardo, accolgo te, Marika, come mia sposa. Ricevi puntini, puntini, puntini. Segno del mio amore e della mia fedeltà. Io ne ho una perfetta. Le carte, apri le mani. Io, Riccardo, accolgo te. Io, Riccardo, è il sequel di Orobo, vero? Io, Riccardo, accolgo te, Marika, come mia sposa. Ricevi un... Scusa. Ok, tranquillo, respira. Io, Riccardo, accolgo te, Marika, come mia sposa. Ricevi un dildo nero di 24 centimetri, segno del mio amore e della mia fedeltà. Cazzo, questa è di alta qualità. Io, Riccardo, accolgo te, Marika, come mia sposa. Ricevi complicazioni durante la gravidanza, segno del mio amore e della mia fedeltà. Ma che dire? Cioè, la seconda è bellissima, sono tutte bellissime. Ma la prima ho un po' sospettato di cuore. Sì! Sì! Puntini, 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 dà un senso alla mia vita. Di che colore vuoi il bollino di questo video? Nero! Ho paurissima! La chemioterapia dà un senso alla mia vita. La mutilazione in quattro fasi dà un senso alla mia vita. Ma Dio buono, la chemioterapia è cattivissima, non c'è niente da dire. Nella parte che riguarda gli interessi nel tuo curriculum, sarebbe meglio eliminare puntini, puntini. Fa un brutto effetto. Bertrand disse Totta non disse nulla. Totta perse quel round. Nella parte che riguarda gli interessi nel tuo curriculum, sarebbe meglio eliminare la diretta del mio parto. Un brutto effetto. Nella parte che riguarda gli interessi nel tuo curriculum, sarebbe meglio eliminare Valentina Nappi. Un brutto effetto. La do Valentina Nappi. Non so chi l'ha messa tu. Ok, allora vabbè, Totta ha vinto questo round. Ah, fuck. Bambini, non sapete chi è Valentina Nappi? Scrivetelo su Google davanti ai vostri genitori e aprite la sezione video. Posso restare da solo su un'isola. Basta che ho puntini puntini. E mi va bene così. Sì. Ok, giratele. Sono felice della risposta che ho dato. Sì? Sì, sono felice. Sei felice? Sono felice. Sei cazzo. Felice? Sono cazzo felice. Sei felice? Guarda come sono felice. Fammi la tua faccia della felicità. Posso restare da solo su un'isola. Basta che ho la vasectomia e mi va bene così. Posso restare da solo su un'isola. Basta che ho l'isola dei famosi e mi va bene così. Io se voglio rimanere solo su un'isola, voglio che sia quella dell'isola dei famosi. Ah, sto per dare a te, scusa, tieni Leo. Grazie. Che davvero? L'isola dei famosi? Sì. Puntini, puntini, puntini e puntini, puntini, puntini rendono i miei ultimi giorni pieni di gioia. Ah, due cose, ok, ok, ok. Ovviamente le mie risposte sono Leo e Bertra. Va bene, puoi aprire gli occhiettini. Un film porno e pensare a tua nonna per ritardare l'eiaculazione rendono i miei ultimi giorni pieni di gioia. Ha già vinto questa, te lo dico. La prostituzione e il sesso anale rendono i miei ultimi giorni pieni di gioia. Un po' troppo semplice, Leo, purtroppo. Sì. Un po' troppo. Te l'avevo un'altra che però era... quindi ho detto... Male, male. Te l'avevo detto.
puntini puntini prima di puntini puntini non è una buona idea. Te l'avevo detto, lo sperma nell'angolo della bocca prima di un bel prosecco. Vabbè, ma io non posso competere con queste cose. Sono troppo simpatica. Te l'avevo detto, una famiglia di rom prima di una sveltina non è una buona idea. Prosecco e sperma. Vabbè, magari era con te, prosecco e sperma. Perfetto. A morte sua. Se puntini 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 avesse un volto, sarebbe il tuo. Non lo so, metto questo, ma giusto perché, cioè... Ah, ok, giratele. Se inculare una puledra avesse un volto, sarebbe il tuo. L'ho fatto per te. Adesso prendo un pennarello e scrivo demonetizzazione sulla carta. Vabbè, puoi anche non leggerla, a posto. No, voglio leggerla. Se la crisi della quarantena avesse un volto, sarebbe il tuo. No, vabbè! Un'ora al buio con puntini puntini ti stravolge la vita. Fammi ridere, puttanella. La uso ora? Aspetto. Usala ora. Dunque, un'ora al buio con il Parkinson ti stravolge la vita. Anche senza la luce, anche con la luce. Un'ora al buio con il senza tetto sotto casa tua ti stravolge la vita. Piatti sta carta, rompere il coglione. Era bruttina, cioè, questa, sì. Potevo usarla, no, era... Unlucky. Puntini puntini non è troppo. È giusto quel che basta. Io mi sa che questa me la... Va bene. Un po' di droga nello stupro non è troppo, è giusto quel che basta. Molto bella, apprezzo. L'evoluzione della metastasi non è troppo, è giusto quel che basta. Tu vai? Okay. Che palle! Puntini, puntini, puntini e puntini, puntini, puntini non vanno bene insieme. Oh mio Dio, la combo della vita. La mia raga, io avrei una qualità altissima, però vabbè. Devono vincere anche loro ogni tanto, dai. Genitore 1, genitore 2 e dover rigirare la scena della doppia penetrazione per di più sorridendo non vanno bene insieme. Non mi fa tanto ridere. Era carina. Ma dai! Smettere di drogarsi una volta per tutte, 5 grammi di coca nel sangue non vanno bene insieme. Dai, la doppia penetrazione. Però hai vinto tristemente, il punto più triste mai vinto. Fanculo. Mi ha lasciato dopo 5 anni dicendomi che non si era mai abituata a... Merda, ne avrei una molto carina. Mi ha lasciato dopo 5 anni dicendomi che non si era mai abituata a incularmi. Non ho sentito bene, scusa, puoi ripetere? Mi ha lasciato dopo 5 anni dicendomi che non si era mai abituata a incularmi. Mi sa che questa è difficile da toppare. Mi ha lasciato dopo 5 anni dicendomi che non si era mai abituata ai neonazisti. No, questa è troppo god tier incularmi. È assoluto, imbattibile livello magno massimo. La carta sotto, guardate, la carta sotto quale mano. Oddio, Leo, cos'hai dietro l'orecchio? È una carta. Hai trovato il mio tumore benigno. Puntini puntini è ancora un tabù. Ah, mio, ma giochiamo a tabù. Le molestie sessuali sono ancora un tabù. La frode fiscale è ancora un tabù. Non è vero, penso sia la cosa che fanno di più in Italia. Dai. Dopo le molestie sessuali. Vado sulle molestie. Grazie. No, è l'ultimo round, mi potevo usare molte cose migliori. Pensare di potermi intimidire con puntini 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 significa non conoscermi affatto. Qua ci sarebbe voluto un dildo nero di 24 centimetri. Che sarebbe stato... Io ho fiducia nella mia anche se non è perfetta. Pensare di potermi intimidire con un glory hole significa non conoscermi affatto. Il sesso fa ridere. Pensare di potermi intimidire con un fisting con il burro significa non conoscermi affatto. Beh, chi ha la passione per il fisting con il burro? Patriarcato scaccomatto. Quindi contiamo. Io ho sei punti. Io ne ho 7. Ha vinto Totto di nuovo. Chiavi per Totta per un giorno. Riprendi la carta del fisting del burro. I'll be there.